Buongiorno Fiorellini, state bene? Oggi è una bella giornata a Milano, ma ormai si va verso bel tempo, direi, no? O no? Sono attesa di Fanny che è andata a farsi il vaccino. Pare che ci siano delle buone notizie, nel senso, mi pare che si sia vaccinata col Johnson, quindi in teoria non dovrebbe fare richiamo. Aspetto che torni a casa, domani ve lo dico, ok? Un saluto a tutti, un abbraccio a tutti, ovviamente a mia mamma e a tutti quelli che mi seguono. C'è un ristorante a Milano che è qualcosa di più di un ristorante, si chiama Santa Lucia ed è un ristorante aperto anche dopo teatro, storicamente aperto dopo teatro. Di conseguenza in questo luogo, che è diventato un sancta sanctorum degli artisti, si ritrovano tutti gli operatori del settore teatrale. Ci può incontrare tanti artisti. Ci sono le foto di tutti gli artisti appesi all'interno. Io sono onorato di avere anche la mia. Ovviamente è un locale dal quale siamo lontani da mesi perché non ha posti all'aperto, quindi essendo al chiuso ed essendo noi incarcerati stupidamente, no? Perché basta mantenere le distanze all'interno, vabbè, l'ho già detto mille volte, al giro d'Italia sono sopra l'altro, vabbè. Comunque diciamo che è un posto mitico. C'è un tavolo in fondo, poi c'è anche una gerarchia nei tavoli, no? Per esempio un certo tipo di artisti, tipo me per esempio, che sono molto amato da tutto il personale, dei proprietari, siamo nella main room, nella sala principale, no? E addirittura c'è un tavolo nell'angolo che proprio quello è, diciamo, riservato. Mi ricordo che ci stava sempre Gino Bramieri lì, e da lì raccontava le barzellette, che personaggio meraviglioso che era Bramieri, ma poi alla mano, vabbè, insomma, come tutti i grandi artisti, vabbè. Durante una cena, l'ultima volta che ci sono stato, più di un anno fa ormai, appunto, in conseguenza della pandemia, sono andato lì a una cena con mia moglie e in quel tavolino famoso, il tavolo, diciamo, super VIP, c'era Carla Fracci e suo marito, Beppe Menegatti. E insomma, eravamo quasi gomito a gomito, perché il ristorante era pieno. Ovviamente io la sbirciavo e vedevo che lei un po' mi guardava, no? Con una certa curiosità, e anche sorrideva ogni tanto a Fanny, così, simpaticamente. Insomma, in una parola, forse aveva voglia di fare due chiacchiere. Ed è così che abbiamo tirato notte. Siamo rimasti lì a chiacchierare per un'ora e mezza, fino a quando hanno chiuso il ristorante. E così ho conosciuto questa persona meravigliosa. Non dirò una grossa novità dicendo che più sono grandi gli artisti, più sono giusti, come si suol dire. Poi avevo scoperto, tra l'altra cosa, che lei conosceva benissimo quello che facevo, insomma, pur essendo un'étoile, girando il mondo, a New York, compagnia bella, comunque molto legata a Milano, come lo sono io del resto. E suo marito confidava che insomma loro guardavano colpo grosso. Oh, santo cielo. Sì, perché insomma, open mind people, gente con la testa aperta, non come quei pirla che... Vabbè, insomma, sì, lo guardavano la Concita De Gregorio lì che facevano i progressivi a carattere inquisitorio. Vabbè, insomma, quindi una bellissima serata e lì ho avuto modo di conoscere questa persona, standole assieme, parlando con lei, capendo di quale caratura morale essa fosse, simpatica e soprattutto con una grande voglia di comunicare. Questo mi è rimasto impresso. Mia moglie si è innamorata ovviamente di questa persona, così disponibile, così gentile, e anche suo marito sicuramente, per cui mi spiace tanto che non ci sia più.
e volevo dedicarle questo mio momento oggi, insomma, con una certa attenzione. Se andate a Milano, andate a Santa Lucia, ci sarà la mia foto, sicuramente anche quella di Carla Fracci. Una volta ci incontrai Placido Domingo, mi preso un colpo quando arrivò Placido Domingo, ho detto. Mi continuano a mandare, ogni volta che faccio il video mi mandano messaggi di questi tipi. Bene, libriccino. La scotomizzazione è un'operazione psicologica inconscia per nascondere alla propria coscienza eventi o ricordi spiacevoli. La scotomizzazione. Ma a questo punto io mi farei scotomizzare molto volentieri. Attenzione, ho detto scotomizzare, non confondiamo. Buona giornata.